anche lì sono uguale. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E ciao a tutti amici di Radio Sankara, sono Leonardo e vi do nuovamente il benvenuto ai Volti del Lavoro, la trasmissione sponsorizzata dalla CGIL Lucca. Oggi parliamo di un appuntamento molto importante per il sindacato, ovvero la manifestazione che questo sabato 24 giugno si terrà a Roma. Una manifestazione che è particolarmente importante, va a toccare temi come il sistema sanitario nazionale, sempre più in difficoltà abbiamo visto rispetto alla sanità privata che sta prendendo sempre più piede per coprire quelle che sono le mancanze del sistema pubblico, ma anche per parlare di una questione come l'autonomia differenziata che impatterebbe comunque con forza anche sul sistema sanitario delle varie regioni. Per parlarne abbiamo qui con noi la segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL di Lucca, Paola Freschi. Ciao Paola. Ciao Leonardo, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora Paola, potresti darci un attimo un po' di contesto? Di che manifestazione si tratterà questo sabato? Questo sabato è un appuntamento importantissimo. Diciamo che quello che noi partiamo chiaramente dalla Costituzione. Perché partiamo dalla Costituzione? Perché la Costituzione è la carta fondamentale che ci permette di poter vivere in uno stato di sociale, in uno stato di diritto. Si parte dall'articolo 1, le motivazioni sono queste. L'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi noi partiamo dal lavoro per dare di nuovo dignità, per riconquistare quella parte che è venuta meno con la sottrazione dei diritti a cui abbiamo assistito in tutti questi ultimi 20 anni. L'articolo 32, la Repubblica tutela la salute. Questa è una cosa fondamentale, salute e non sanità, perché la salute sta alla base della sanità, cioè il diritto alla salute di tutti i cittadini deve essere garantito e deve essere universale. Questo cosa significa? Che la sanità deve curare, deve tutelare la salute, ma se la sanità, quindi il servizio sanitario nazionale, pubblico, è in sofferenza e perché non ha le risorse né economiche né di personale, non può tutelare la salute di tutti. Assistiamo tutti, infatti, alle lunghe liste di attesa, al fatto che spesso si debba ricorrere alle cure di una sanità privata, al fatto che quando chiediamo un appuntamento questo slitta a tempi anche di mesi, ma molto spesso anche di anni. Ecco, questo non è tutelare la salute, quindi noi andiamo in piazza per rivendicare un diritto che è alla base della Costituzione, della nostra Costituzione. C'è da tenere conto anche che sul discorso dell'autonomia differenziata, perché è dannosa, perché è pericolosa? Perché l'autonomia differenziata va a dare autonomia nelle regioni più ricche, ma questo è chiaramente cosa significa? Significa che chi ha di più riceve di più. Questo non sta alla base del dettato costituzionale che tutela la salute di tutti, perché appunto la sanità deve essere pubblica, universale, garantita agli stessi livelli per tutti, mentre con l'autonomia differenziata e la forbice di divario che c'è tra una regione più ricca e una regione più povera si andrebbe ancora di più ad ampliare. Il problema fondamentale comunque a cui assistiamo oggi è un depauperamento strutturale ormai del fondo, tagli lineari ai servizi pubblici, tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli a tutto il sistema pubblico, significa impoverire e colpire direttamente i cittadini, perché i servizi pubblici che non vengono erogati, perché non vengono messe le opportune risorse, vanno a colpire proprio ognuno di noi cittadini e vanno a colpire anche i lavoratori, perché i lavoratori non hanno più adeguati salari, ma non ce la fanno più proprio a livello fisico, perché il carico di lavoro che prima era distribuito su più numericamente, su più persone, ora si trova ridotto. Vediamo infatti che ci sono pronto soccorso in sofferenza per carenza di personale, ci sono riduzione dei letti negli ospedali per mancanza di risorse, ci sono riduzione nelle assunzioni, e tutto perché manca proprio il necessario finanziamento del Fondo Nazionale Sanitario, dal governo, dalla sede centrale alle regioni.
Ecco, iniziamo proprio dalla questione del personale, che penso sia una delle più importanti proprio per il sindacato. Prima si sentiva parlare moltissimo della carenza di medici negli ospedali, nei pronti soccorso, anche dei medici di famiglia, per cui era difficile trovarne uno che avesse dei posti liberi. Adesso però sappiamo anche che il problema della carenza di personale riguarda anche gli OSS, il personale infermieristico e i tecnici di laboratorio degli ospedali. Qual è la dimensione di questa grave carenza? La carenza di personale numericamente non abbiamo ancora, non riesco a quantificare i dati precisi, però se noi andiamo a vedere anche a livello proprio di anche regionale, ma dati nazionali, però a dimensioni insostenibili, cioè nel senso che se noi vogliamo garantire gli stessi livelli di salute e di cura delle persone, dobbiamo assolutamente prevedere un piano straordinario pluriennale di assunzione che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover, cioè superi la precarietà della cura e di chi cura. Abbiamo una popolazione che sta progressivamente invecchiando e quindi anche lì bisognerà ripensare a un tipo diverso magari di cura, un tipo diverso di sanità, ma comunque è chiaro che alla base del funzionamento sta il personale che fa funzionare proprio il servizio stesso. Ok, quindi il problema non è solamente il fatto che all'interno della sanità che non vengano sostituiti i pensionamenti, ma che la richiesta di personale sanitario andrà aumentando con il tempo. Certo, andrà aumentando anche perché, faccio un esempio, i sistemi che abbiamo ora, gli ospedali che abbiamo, sono ad esempio ospedali di intensità di cura. Quindi è fondamentalmente un ospedale diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei decenni precedenti. Intensità di cura cosa significa? Significa che la persona, il cittadino, va in ospedale, subisce l'intervento e nell'arco di 3-5 giorni viene dimesso, ma deve esserci poi tutta una presa in carico da parte della società che porti il cittadino, la persona, ad arrivare a fare la convalescenza. Ora io sono un po' vecchia, diciamo, però mi ricordo che nell'ospedale tu facevi l'intervento e finché non eri ristabilito rimanevi in ospedale. Ora questo sistema non c'è più, quindi ci vorrà tutta una serie di meccanismi per occuparsi della persona, anche quando uscirà dagli ospedali di intensità di cura. C'è un'altra componente che a volte non viene valutata, che l'infermiere prima o anche il medico o anche l'OS avevano, ad esempio, in un reparto avevano diversi tipi di tipologie di pazienti. C'era il paziente che era stato operato da 2 giorni o il paziente che era stato operato da 7 giorni, il paziente anche che era stato operato da 10 giorni. Comunque richiedevano un impegno diverso. Ora invece l'impegno che si richiede all'infermiere, ad esempio, o all'OS è sempre veramente di grande attenzione, perché tutte le persone che sono ricoverate nell'ospedale sono ad intensità di cura. Quindi invece di diminuire, dovrebbe essere addirittura aumentato il personale, perché c'è appunto il tipo di intervento che si richiede è diverso. Anche la struttura dell'ospedale stesso è diversa. Quindi noi chiaramente rivendichiamo che il Fondo Sanitario Nazionale venga implementato di nuove risorse, perché almeno sopperire all'emergenza, perché ora tutti lavorano in emergenza, medici, infermieri, OS, lavorano in emergenza perché? Perché non hanno magari la possibilità di essere sostituiti in turni, non hanno bisogno di riposi e magari non riescono a farlo, vengono richiamati in servizio, vengono aumentati i turni in lavoro straordinario, quindi veramente si va a gravare su una situazione anche di salute del lavoratore stesso che è addetto appunto a questo tipo di servizio pubblico particolare che è quello appunto della sanità. Ecco, proprio a proposito dei riposi, mi piacerebbe un attimo fare il punto della situazione con te, perché la questione sembra che si sia quasi normalizzata praticamente dalla pandemia. Ricordo nel 2021 abbiamo iniziato a parlare del fatto che i lavoratori della sanità non riuscivano proprio a prendere le ferie o dei giorni di riposo perché venivano richiamati
al lavoro perché mancava il personale che potesse dargli lo stacco, questo giorno di riposo, oppure la possibilità di prendere le ferie. La situazione è sempre la stessa, è migliorata, è peggiorata? Come sta andando, allora, da questo punto di vista? Dalla pandemia avevamo detto tutto cambierà, abbiamo capito che la salute e comunque la sanità pubblica è fondamentale, tante appunto prese di coscienza appunto da parte del governo, cambieremo, in realtà non è cambiato, anzi sono stati stabilizzati, diciamo, una quantitativo di unità di personale che erano state utilizzate durante il Covid, ma questo non è stato sufficiente perché nel frattempo sono uscite persone, sono andate in pensione, si sono trasferite, si sono anche licenziate. Ma si sono licenziate perché? Perché magari il turno di lavoro è troppo pesante, quindi vanno a lavorare altrove. E sulla presa di posizione appunto del governo precedente, o comunque piuttosto in quel periodo lì, che vi garantiva che il punto l'avevano capito, che quindi era necessario incentivare e incrementare il personale, questa cosa è finita, non è stata più praticata, anzi sono stati indicati 2,4 miliardi di tagli ulteriore per quest'anno e anche per gli anni a venire, proprio a valere sull'investimento della sanità. Le assunzioni poi non possono superare un limite imposto da un tetto, che è un tetto di spesa riferito al 2017. È chiaro che se non viene forato, se non viene eliminato quel tetto di spesa per il personale a cui non dobbiamo ricondurci e perché non può essere superato, non si potrà fare nuove assunzioni. Il piano straordinario, infatti, prevede proprio questo, che venga superato il tetto di spesa per il personale fermo al 2017 e che quindi possa essere realmente incrementata la base numerica proprio delle persone impiegate nella sanità e che possa quindi soddisfare ai bisogni di salute della cittadinanza. Poi il piano riferito al 2017 mi immagino che si riferisca anche a una situazione economica diversa, con un diverso tasso di inflazione e un diverso apporto di risorse da parte del governo. Quindi mi pare di aver capito che comunque per le ferie del personale sanitario bisognerà comunque continuare ad aspettare, perché mi pare di capire che la situazione sia ancora troppo problematica perché possano... Sì, perché poi le ferie sono un diritto, però è anche vero che sono un segnale, perché se io ricorro sempre agli straordinari e magari alla frammentazione delle ferie o al rinvio delle ferie in un altro periodo che non sia quello estivo, significa che il personale che c'è non è sufficiente, che quindi già quello è uno specchietto che dovrebbe far capire qual è la reale situazione, che il recupero psicofisico, le ferie, i 15 giorni che devono essere consentiti nel periodo estivo, servono proprio per, voluti da contratto, per ricaricare il personale sulle fatiche che comunque ha durante la sua attività. Poi vorrei parlare anche di un altro argomento, prima di arrivare all'autonomia differenziata, che è un discorso a parte, a sé stante, vorrei parlare un attimo delle liste di attesa. Anche quello, sì. Negli scorsi anni sembrava che si stesse muovendo qualcosa, che si stessero sbloccando e che si stesse velocizzando il meccanismo. Però mi pare di capire che alla fine della fiera non se ne è fatto nulla, rimaniamo ancora impalludati, per cui una visita che potrebbe essere molto importante può richiedere anche diversi mesi per essere effettuata attraverso il CUP ordinario. E questo mi immagino, sì, che sia uno dei motivi per cui tante persone poi ricadono nel sistema della sanità privata. Potresti darmi un quadro della situazione attuale? Diciamo che le liste d'attesa perché si formano? Si formano perché manca la parte economica. Se io non ho, dal livello regionale ma anche a livello nazionale, non ho il sufficiente finanziamento per pagare alla cittadinanza, alle persone, agli utenti la visita, io ho a disposizione un certo numero di prestazioni specialistiche o sanitarie. Perché si allungano? Perché esaurito il budget devo andare nell'anno successivo. Quindi il problema è anche questo. Cioè siamo sempre al discorso delle risorse che mancano. Proprio per questo motivo qua. C'è un piano, parlo della regione toscana, per l'abbattimento delle liste d'attesa, però non è sufficiente per poter dare delle risposte, diciamo, veloci a delle patologie che magari richiederebbero invece la giusta attenzione. Aspettare un anno per fare una mammografia, faccio un esempio, potrebbe pregiudicare la sopravvivenza della persona stessa.
Certo, i problemi che ne derivano a livello di salute sono sicuramente molto gravi. Esatto, sì. C'è da tenere anche conto anche di un altro componente. Durante il periodo del Covid si è un po' bloccato anche il normale funzionamento della sanità, perché appunto c'era il Covid, c'è stato un dispendio di forze e di risorse e di forze proprio di persone che ci lavoravano per allestire le sale di animazione, ad esempio, perché sono stati implementati i posti, e quindi si è spostata tutta una serie di attività. Ad esempio, il normale corso delle operazioni chirurgiche probabilmente si è allungato. Perché? Perché durante il Covid dovevano essere rispettate certe procedure che invece prima del Covid, o anche ora che magari siamo tornati a un regime un po' più normale, diciamo, dal punto di vista dell'epidemia, può riprendere. Quindi che fine hanno fatto quelle persone che erano in lista per l'intervento nel 2020 e che hanno dovuto subire un slittamento? Questi dati non li abbiamo. Quindi una situazione che anche si complica dal punto di vista del conoscere il problema, perché non mi pare di capire che non risultino questi problemi. Quindi ci sono degli aspetti territoriali e ci sono anche degli aspetti nazionali. L'aspetto nazionale è fondamentale, perché se vengono tagliati i finanziamenti, se vengono tagliate le assunzioni, tagliare i finanziamenti vuol dire tagliare anche le assunzioni, è ovvio che a livello regionale la situazione si complica. E noi abbiamo una regione che ha un sistema al 75% pubblico, e quindi siamo già rispetto ad altre regioni che hanno, penso alla Lombardia, che ha un sistema invece inverso, cioè quando quasi il 70% è affidato alle cliniche convenzionate, e lì vediamo che noi siamo già messi meglio rispetto ad altre regioni. Però così salta tutto, così non può andare. E ora arriviamo proprio al punto, che è l'ultimo argomento di cui ti volevo parlare, ovvero l'autonomia differenziata. Ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori che l'autonomia differenziata è una proposta di legge che prevedrebbe di separare a livello fiscale le varie regioni, motivo per cui le regioni più ricche, quelle che incassano di più dal punto di vista delle tasse, eccetera, avrebbero dei budget più elevati anche all'interno dei vari comparti, per esempio sanità, o come anche l'istruzione o trasporto pubblico. Si tratta questo qua di un problema che magari in Toscana potrebbe essere sentito con meno forza, motivo per cui anche il presidente Gianni, se non ricordo male, lo scorso anno ha approvato diciamo questa proposta di legge, ma anche per le regioni più in difficoltà, più povere, potrebbe essere un problema grave, perché queste regioni contano sulla redistribuzione dei fondi che viene fatta a livello statale. Sì. Come mai è così importante a livello della sanità? Come mai la CGIL si schiera con forza contro questa proposta? Perché è una legge iniqua che va proprio contro i dettami della Costituzione. In questo modo non sarebbe più garantito il diritto alla salute di tutti i cittadini. Le persone non potrebbero più curarsi allo stesso modo, e quindi non si può lasciare alla fortuna di dove si è nati. La fortuna qua e il caso non c'entrano nulla. Noi facciamo parte di una nazione che è l'Italia, e chiaramente il sistema, io parlo dei trasporti, della salute, dell'istruzione, sono diritti fondamentali che devono essere garantiti in maniera uniforme alle persone e alla comunità. Quindi noi con forza siamo contro questa proposta di legge, e anche per questo andremo a manifestare, perché potrebbe verificarsi veramente, già ci sono i viaggi della speranza. Mi viene piuttosto in mente un caso di persone che vivono in Calabria e che per fare le terapie salvavita, intendo ad esempio chemioterapia o radioterapia, viaggiano tutta la notte per andare nell'ospedale più vicino che gli garantisce le cure, perché ad esempio a Calabria non ci sono, o non ci sono le risorse per poterle fare a tutti. Questa situazione già devastante c'è già. Già ci sono viaggi della speranza dal sud verso il nord, speranza di sopravvivenza. Non si può permettere in un paese civile e in un paese con la nostra Costituzione che questi meccanismi vengano ancora di più rafforzati e incentivati. Ci potrebbe essere il caso che ora faticosamente riesci ad andare da una regione all'altra per poterti curare. Con l'autonomia differenziata no, tu devi rimanere nella tua regione. E se la tua regione non ha le risorse e tu non puoi curarti e tu non puoi sopravvivere, tu muori. Quindi noi siamo contrari, chiaramente,
all'autonomia differenziata e siamo invece favorevoli a un'inversione di tendenza proprio, che è quella di garantire che le stesse risorse possano essere, faccio un altro esempio, il PNRR, che tanto si parla appunto del PNRR. Il PNRR sono delle risorse che sono poi le nostre tasse che ci vengono ridate, perché sono le nostre risorse, poi dovremo restituirle, comunque sono soldi che, pubblici praticamente. Ecco, questi soldi possono essere investiti solo per costruire le strutture, e qui parlo di asili nidi, piuttosto che case della salute oppure ospedali. Però il problema è che il PNRR non ti dà la facoltà di poter utilizzare le risorse stesse del PNRR per assumere personale. Quindi noi rischiamo di costruire tutte queste strutture pubbliche, perché asili nidi pubblici, ospedali pubblici, però poi non avere la capacità di poter assumere personale pubblico, e quindi andrebbero in gestione al privato. Non possiamo permettere questa cosa. E lì, anche lì, i progetti di PNRR da chi vengono fatti? Vengono fatti dalle regioni, vengono fatti dagli enti locali, vengono fatti dai comuni, dalle ASL, ma là dove c'è già una situazione di sistema pubblico debole, e parlo anche di numero proprio di dipendenti nei comuni piuttosto che nelle province e regioni, non c'è la capacità di poter investire su personale che si dedichi proprio alla stesura di questi PNRR, quindi è anche un problema. E questo riguarda un po' tutto il pubblico, riguarda principalmente la sanità, perché è quella che la sentiamo più sulla pelle, che ci garantisce proprio la capacità di sopravvivenza, ma riguarda un po' tutto il sistema pubblico. Parlo del sistema degli enti locali, parlo del sistema proprio anche dei ministeri, dell'ispettorato del lavoro, l'ente deputato ad andare a fare i controlli perché venga garantita la salute e sicurezza sul lavoro, sono pochissimi. Sono poche decine nella regione toscana, e quindi anche lì è tutto collegato. Se io non posso assumere nel pubblico, non posso garantire tutto quel sistema pubblico che è poi la salute. La salute è data da tanti componenti, in primis la sanità, ma anche il fatto di poter avere delle strutture, dei servizi pubblici adeguati che possano prendere in carico il cittadino e rispondere poi alle esigenze di salute, ma anche, ad esempio, mi viene in mente anche ai centri per l'impiego. Anche lì, se questi non hanno personale, se questi non sono strutturati a seconda, non possono rispondere neanche alle domande di lavoro. Un'altra cosa che ti vorrei dire, ad esempio, i concorsi pubblici vengono fatti su scala nazionale e dicono che le persone non vogliono andare a fare il dipendente pubblico, ma questo non è proprio vero, perché se ad esempio un ragazzo ormai lo consideriamo trentenne, anche se ormai non è più ragazzo, perché l'età media si è alzata di chi è impiegato a tempo stabile, fa un concorso in Lombardia, fa un concorso a livello nazionale, lo vince e gli viene dato l'assegnazione del posto in Lombardia. Come fa dalla Puglia andare in Lombardia quando lo stipendio medio è di 1.400 euro? Non lo può fare, perché in Lombardia non ce la fa proprio a sopravvivere. Cioè è tutto un sistema che chiaramente va a ledere proprio i diritti del cittadino, diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all'istruzione, è tutto collegato col sistema pubblico. Se noi non rilanciamo, e meno male è stato rilanciato da Landini insieme anche alla Confederazione della Funzione Pubblica, il piano straordinario di assunzione, come è stato lanciato lo scorso anno, questa è una cosa da chiedere con forza dalla Confederazione, che infatti fa, per rilanciare proprio il sistema dei servizi pubblici al cittadino, perché tagliare servizi significa tagliare risorse e dare meno servizi, significa lasciare il cittadino sempre più solo. Quindi un problema, diciamo, di sistema che va a riguardare tutto il sistema pubblico, non solo il sistema sanitario. In primis il sistema sanitario, perché? Perché con il definanziamento che l'attuale governo e proseguirà anche nei prossimi anni, salterà. Il sistema sanitario nazionale, così come l'abbiamo conosciuto, salterà. Quindi dobbiamo difenderlo con forza, per quello che il 24 andiamo tutti in piazza. Ok, grazie mille Paola per questo quadro molto preciso della situazione. L'ultimissima domanda. Grazie a te. Che tipo di partecipazione ci aspettiamo anche dalla provincia di Lucca verso Roma? Dalla provincia di Lucca sono previste una partecipazione di 5 pullman ad oggi. Noi siamo molto, diciamo, molto attivi a rispondere
alle chiamate della collettività, perché questa appunto è un'esigenza della collettività, non è un'esigenza solo sindacale, ma proprio di tutta la collettività che ci chiama a partecipare per riuscire a cambiare il sistema. E io credo che insieme si possa riuscire. Lo spero molto. Paola, grazie mille per essere stata qui con noi, sei stata un ospite veramente eccezionale, sei stata molto esauriente nelle tue spiegazioni, ci hai dato un quadro molto molto preciso e vivido dei problemi che stiamo affrontando e che verranno contestati durante la manifestazione di questo sabato. Grazie a te e grazie a Radio Sankara. Ciao Paola, ciao, grazie ancora. Ciao, ciao. Si conclude così questa puntata dei Volti del Lavoro. Abbiamo avuto un'idea molto precisa di quali sono i problemi attuali, i problemi passati, ma anche quelli che si prospettano per il sistema sanitario e non solo, per tutto il sistema pubblico italiano. Amici di Radio Sankara, per oggi è tutto. Ciao a tutti e alla prossima. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E